Il momento buio del notaresco sta tutto nei numeri. Tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate, con successo che manca dal 19 gennaio scorso, quando venne espugnato il Carotti di Esi. Il KO del Villa San Filippo di Monte San Giusto, il quinto in stagione ed il terzo in trasferta, costa alla compagine del tecnico Vagnoni l'aggancio in classifica da parte del Matelica. Ma recuperano punti sui rossoblù anche Campobasso, ora a meno 3, e Recanatese a meno 4. Contro il Porto Sant'Elpidio per gli abruzzesi è stata una sfida di grande sofferenza, con i padroni di casa che hanno alzato molto i ritmi giocando almeno la prima mezz'ora in maniera sontuosa. A conti fatti probabilmente il notaresco avrebbe meritato il pari, ma restano le difficoltà della squadra in questo ultimo scorcio di campionato. Mister Vagnoni non può disporre di Sansovini, infortunato, e promuove titolari Canalicchio, Gaetani ed il rientrante dopo la squalifica Marcelli. Approccio molle degli abruzzesi, pronti via, e gli elpidienzi passano con Ruzier all'ottavo gol in stagione, che sfrutta a dovere un bell'assist di Maio dalla destra e con un tocco d'esterno supera Scotti. Gara subito in salita per i rossoblù, che due giri di lancette più tardi rischiano di andare di nuovo sotto. La marcatura del solito Ruzier però viene annullata per fuorigioco. Minuto 11, il notaresco viene in avanti con Romano, che protesta molto per una spinta in area. Il direttore di gara lascia proseguire con la squadra del presidente Di Giovanni, che non ottiene un penalty a favore dalla sfida di andata, un girone fa. Bella l'azione della formazione di mister Vagnoni al 20° con Romano, che in area si gira e calcia, prima ancora di Mariani e un difensore ad immolarsi e mettere in angolo. Ancora 4 minuti ed ecco la seconda mazzata per gli ospiti. Miccoli, classe 99, al primo gol in campionato, lascia partire dalla distanza un tiro che beffa Scotti. Pallone sotto la traversa e raddoppio dei marchigiani. Padroni di casa che in contropiede sfiorano il tris, prima con Ruzier al 29° e poi con Cucù al 34°, ma in entrambi i casi il numero 1 abruzzese è reattivo e respinge. Nel mezzo Vagnoni modifica il suo assetto inserendo Liguori in luogo di uno spento Raffaello, 4-3-3 con Marcelli che si sposta al centro del campo. Il finale di prima frazione è tutto del notaresco, che crea tre palle gol. Al 37° Gaetani di testa sfiora il colpo grosso, mentre al 45° nello spazio di un minuto i rossoblù battono due calci d'angolo con le conclusioni ravvicinate di Pomante e Gaetani, sempre respinte dalla difesa del Porto Sant'Elpidio. Decisamente meno emozioni nella ripresa, con il notaresco che prova a venire in avanti ma deve sempre fronteggiare gli attacchi veloci dei locali. Al 16° poi il direttore di gara, sempre particolarmente lontano dall'azione, catalizza i riflettori tutti su di sé, sanzionando nell'ordine, nello spazio di pochi secondi, Cancelli, reo di essere rientrato in campo senza autorizzazione dopo le cure mediche, e mister Vagnoni con un giallo, il fisioterapista Fini addirittura con il rosso diretto. I rossoblù a testa bassa ci provano e dal 27° sugli sviluppi di un angolo e frulla a calciare. Palla alta. Poco prima del 40° al 38° per l'esattezza il match sembra riaprirsi. Capitan Salvatori in una sortita offensiva viene affossato in area per il mediocre direttore di gara ligure e rigore che Romano trasforma spiazzando Mariani. Nono gol in stagione per l'attaccante rossoblù, a secco dal 12 gennaio. Nei minuti conclusivi non succede di fatto più nulla, con il notaresco che esce sconfitto e con i giocatori a colloquio sotto lo spicchio occupato dai numerosi tifosi al seguito. Qualche minuto e poi un bel applauso di incoraggiamento nei confronti di Capitan, Salvatori e compagni, con la speranza di tornare al successo quanto prima, per sbloccarsi da un punto di vista mentale, il vero problema che affligge adesso i rossoblù. Contro il Porto Sant'Elpidio, che partita è stata? Una partita che è costata anche la vetta solitaria. No, quello sinceramente non mi interessa. Mi interessa che abbiamo buttato via, credo, una settimana di lavoro con 10 minuti. Eravamo preparati molto bene, sapevamo gli inserimenti di Ruzier, Maio e Cucù ci avrebbero allargato per gli inserimenti di Cucù. L'avevamo preparata così, invece siamo stati, secondo me, non tanto poco attenti su questi movimenti, ma siamo entrati i primi 10 minuti in molli, sapevamo che loro sarebbero partiti forti, molto forte, e poi come poi visto dopo i gol presi mi sembra che poi abbia fatto anche noi la partita,
non so se si meritava di pareggiare almeno, ma poi abbiamo fatto molto bene, ma il discorso è che non si possono buttare via le partite con 10 minuti iniziali così brutti da una squadra che sta davanti. E forse è un discorso che meritiamo più rispetto, perché non possiamo presentarci con 10 minuti così veramente brutti sotto tutti i punti di vista. Poi se ci hanno preso, sinceramente non sto a guardare quello, perché poi alla fine l'ho detto anche la settimana scorsa, ci avevano preso, forse adesso sarebbe stato sarebbe stato migliore, perché così non benzinavamo sto cavolo di primato. Però poi ecco, non possiamo sbagliare 10 minuti in questa maniera, perché poi la squadra ha giocato, secondo me ha battagliato il restante tempo, e non so se meritava di pareggiare, però ha fatto una buona partita dopo contro una squadra molto organizzata, che sapevamo che ha delle individualità importanti davanti, ma i primi 10 minuti sono ingiustificabili. Per battere il Notariesco dobbiamo fare una super partita, una super prestazione, tanta attenzione soprattutto in fase difensiva. Devo essere sincero, siamo riusciti a fare questa prestazione, l'avevamo preparata in questo modo qui. Abbiamo creato tantissimo soprattutto all'inizio, poi il secondo tempo un po' di paura è venuta fuori anche per merito del Notariesco. Sono contento della prestazione dei miei ragazzi, devo fare tanti complimenti soprattutto sull'attenzione, un po' quella che c'era mancato a Campobasso, e penso che abbiamo beccato la strada giusta anche sotto il profilo difensivo, perché comunque abbiamo subito poco da una squadra forte come il Notariesco, che ha tanta qualità. E bene, ci godiamo questa vittoria, ci godiamo questa domenica, ci godiamo il lunedì di riposo, e poi martedì partiamo subito mentalmente per affrontare la prossima partita, perché comunque la classifica è rimasta quella che era prima. Porto Sant'Elpidio a tratti anche spumeggiante dal punto di vista del gioco. Sì, vabbè, questa è stata un po' la nostra migliore prestazione sotto questo profilo, perché davanti comunque quando riusciamo a avere i tre over riusciamo a dare anche tanta qualità, anche se oggi sinceramente abbiamo sbagliato tanto, altre volte invece riuscivamo a sbagliare un po' meno, però ci sta, sono contento e ci teniamo stretti punti. Ripeto, pensiamo a martedì alla partita secondo me più difficile della stagione a Iesi, perché secondo me è una partita difficilissima, e intanto però ci godiamo questa bella vittoria. Premesso che anche l'andata, la gara fu spettacolare, decisa veramente solo da episodi nel finale, ma lei ha visto il Notariesco l'andata e l'ha visto oggi al ritorno, ci dà un giudizio su questa squadra? Allora, secondo me all'andata erano un po'... non ho visto sinceramente grossa differenza, forse un po' mentalmente, comunque sai quando c'hai l'entusiasmo iniziale che comunque vengono i risultati, riesci a fare anche le cose più difficili. Invece dopo, quando in questo periodo secondo me il Notariesco paga soprattutto il fatto mentale, perché fisicamente l'ho visti bene, tatticamente il mister Vagnoni li prepara bene e si vede un po' come è l'andata. Secondo me sotto il profilo mentale, comunque quando le altre squadre sotto ti risucchiano punti è difficile. Secondo me loro oggi si vedeva che avevano erano un po' più bloccati mentalmente, però sotto il profilo della prestazione e della voglia penso che è molto simile a quelle dell'andata.